Allora, raggio di sole, tu non mi hai pensato? Victor, io... Sì, ho pensato molto a te. Ma non posso dire che tu mi sia mancato. No. No. Sai, in realtà non sento la tua mancanza. Victor, tu hai voluto chiudere ed io me ne sono fatta una ragione, questo lo capisci? Beh, Cheryl, se è così, va bene, scusa. Mi fa piacere parlare con te. Anche se non ci credi, mi è costato moltissimo. Però io ho già voltato pagina. Sì, lo vedo. Victor, ora devo andare. Ci vediamo. Ciao, piccola. Ti stavo cercando. Vieni con me in un posto molto speciale. Dimmi di sì. Allora, Aran, noi due usciamo adesso o più tardi? Ho altri impegni in agenda. Già la nostra uscita, Mandy, ma non era niente di formale, giusto? Dico bene. Rosemary, Mandy mi aveva chiesto di mangiare qualcosa insieme all'uscita dall'Accademia e, beh, visto che lei Stop. È nuova... Frena e fermati, ok? Senti, modellina, se è per me, voi potete uscire right now, cioè immediatamente, quindi te lo lascio, così ti dai il benvenuto. Ferma, aspetta, no. Io accetto la tua offerta, ti ringrazio. Non vedo l'ora che tutti mi conoscano, non per vantarmi, ma ovunque vado divento sempre la più popolare. Io... sul serio, che peccato, stavolta non andrà così, mi dispiace deluderti, però qui la più popolare sono io. Ragazzi, tu per la più popolare, che ridere. Proprio io, quella che hai davanti. Questo è tutto da vedere, e allora vedremo. Era quello che mi mancava, nella mia ex, nella modella. Che stai combinando, Aran? Per me tu stai delirando. Oh no, Ciccino, perché noi due siamo fatti l'uno per l'altra. Siamo come... Romeo e Giulietta, come Pucca e Garu, come Brad e Angelina. No, 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 questo è uno scherzo, vero? Questa è un'altra idea tua e di Rosemary, la telecamera no, dov'è? No, 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 Ciccino, senti, tu ed io stiamo bene come... come i miei vestiti e i miei accessori, capisci? Che cosa stai dicendo, Oriane? Ciccino, te lo dimostrerò, ok? Guarda, ora facciamo un test. Un test? Sì, devi solo limitarti a rispondere, sì? Io ti sembro bella? Sì, Oriana, mi sembri bella. E i miei capelli? Non sono il sogno di qualunque eye stylist? Sì, beh, in realtà se ti mettessi... E quando ballavamo? Non ti piaceva? No, in realtà sì, mi piaceva, però questo non basta. Certo che io sono proprio uno stupido. Allora, Henry, non avevi detto con Oriana mai più? Che fai tu qui? Noi abbiamo aperto la hall qui a Caracas e mio padre mi ha... io sono la direttrice e oggi inauguriamo. Ma è fortissimo. Pianeta Terra chiama Gabriel, pianeta Terra chiama Gabriel. Gabriel, rispondi? Gabriel? Gabriel, rispondimi! Gabriel, riprenditi! Perché la fissi con quella faccia da babbeo? Me ne sono andato senza salutarti. E non so il tuo nome. Mi chiamo Maria Fernanda, ma gli amici mi chiamano Mafe. Allora io ti posso chiamare Mafe? Certo, se questo vuol dire che sei mio amico. Cari amici, stiamo trasmettendo dall'affollatissima inaugurazione della nuova lunceria. Come direbbe Vanessa, il locale ha delle decorazioni in stile marinaro, molto simile al locale che ha ospitato il festival. Non vi sembra, date ascoltatori? Sì, è così. E ci sono tanti dolci e i pasticcini e anche i frullati. Date ascoltatori, li proverò e vi racconterò. Mentre Vanessa continua a provare i frullati per voi... Che ci fai tu qui? E con il mio ragazzo! Aspetta, Ivana. Prima cosa, mi spieghi cos'è questa storia che Anna Karina è di nuovo la tua assistente e poi mi spieghi come mai sulla copertina di Super Pop adesso ci sarai tu. È molto semplice, Magali. Dato che qui nessuno cura i miei interessi come voglio io, ho dato un'altra opportunità a Anna Karina, che peraltro è la migliore assistente che ho avuto. E la copertina l'ho ottenuta io.
Perché a mio parere Yuvana deve essere l'immagine del festival. L'immagine del festival estivo sono Victor e Sherry. E ora se ne sono andati per colpa di voi due. E hanno anche ragione. I ragazzi erano già pronti per il servizio fotografico e voi arrivate con questa invenzione di cambiare la copertina. Così, come niente. Un secondo. Nessuna invenzione. Senti, signor manager, un vero produttore artistico deve sapere che la carriera di un artista si gestisce approfittando delle opportunità. Senti, ragazzo, fammi un favore, sospendi le foto immediatamente. Ci parlerò io con quelli di Super Pop, grazie. Quanto a te, Yuvana, è ovvio che hai assunto un'altra volta una carina perché alla fine tu fai sempre quello che ti pare. Sì, è così, Magali. Bene, allora anche io farò come mi pare piace. E quello che a me pare piace adesso è che tu raccolga le cose dal tuo ufficio e che lasci l'Accademia ora, immediatamente. Io vivo in quel palazzo con mia madre. Mia cugina Cheryl viveva con noi. Poi si è trasferita da mia zia Samantha. Sai, l'insegnante di recitazione. La prof è tua zia? No, dai, forte. Però, senti, tu mi hai detto che tua cugina era al concorso di Miss Riviera. Ma io non mi ricordo di lei. È la vincitrice del concorso. Ah, sì, certo, ora mi ricordo di lei. È una bella ragazza. Sì, vero. Vero, ma non è bella neanche la metà di te. Oh, tu dici... Rosemary? Principessa, non ti senti bene? Ho appena saputo che... Principessa! Principessa! Rosemary! Claudia, io non conosco nessuno qui. Vai a cercare aiuto. Principessa, riprenditi. Lo so che questa è una soluzione disperata, ma Aran me la deve pagare e Andres è la mia salvezza. Allora, ti va, piccola? Accetti di uscire con me? Ah, Gustavo, non lo so. Ho avuto una giornata strana e non sono in vena di andare da nessuna parte. Però non prenderla così, come se ti avessi invitata a un funerale. Voglio che tu venga con me alla nuova lunceria. Hanno riaperto la caffetteria. Sì, e sembra che sia gettonatissima. Dicono che sia molto cool. Infatti, ci stanno già andando tutti. Immagino. Con tutto quello che mi è successo, non ho avuto modo neanche di saperlo. Beh, ora lo sai. E io ho tanta voglia di andarci, ma solo se tu mi accompagni. Che ne dici? Cheryl, per favore, non uscire con quel tipo. Bene, se ci stanno andando tutti, perché no? D'accordo, allora... accetto. Ci facciamo un salto? Così mi piaci, piccola, sicura e decisa. Ah, Victor, non immagini quanto mi manchi. Comunque, devi renderti conto di cosa hai perso. Cheryl, hai accettato di uscire con quel tipo. Scusa, Paola! Victor! Ciao, possiamo parlare un momento? Dai, Victor! Possiamo parlare solo un secondo? Paola, scusa, ho appena finito di parlare con... No, dai, sei impazzito! C'è un angioletto che muore dalla voglia di parlare con te e tu vuoi dirle di no? No, no, Jessie, è solo che adesso... Adesso stanno andando tutti alla lunceria. Non te l'hanno detto? La stanno inaugurando! Ah, sì, Victor! Dicono che il locale è bellissimo! Ci facciamo un salto? Beh, se ci stanno andando tutti, perché no? D'accordo, allora. Accetto, accetto. Ci facciamo un salto? Così mi piaci, piccola, sicura e decisa. Allora, Victor, ci vogliamo andare? Ti prego, non conosco nessuno qui. E tu devi essere la mia guida. Hai ragione, Paola. Io sarò la tua guida qui a Caracas, come tu sei stata la mia istruttrice al mare. Ok, allora ci conto. Consideralo fatto. Perfetto. Se Victor e mia cugina si mettono insieme, sarà un vero e proprio scoop. E io darò la notizia in esclusiva. Principessa, riprenditi. Andres, che mi è successo? Sono svenuta. Che vergogna, davvero scusami, non mi era mai successo, credimi. Tranquilla, dai, ora per fortuna ti sei già ripresa. Che cosa ti è successo? Non lo so, penso sia stata una reazione nervosa, capisci? Mi è appena successa una cosa che è alla fine del mondo. Perché, principessa? Beh, tu sai che io da giorni sto organizzando il mio super party dei 15 anni. Bene, il ragazzo che doveva farmi da cavaliere quella sera, la sera più importante della mia vita, mi ha detto come se niente fosse, che non verrà. Risultato? Caos totale. Questo tipo è un poveretto.
E lui chi è? È quel tale Aran. Ok, stop, sì, non lo menzionare perché dopo quello che mi ha fatto non voglio più sapere niente di quell'essere. Meno male che hai detto che questo pallone gonfiato non ti piace. Aran, sta andando tutto esattamente come ho programmato, lo sapevo. Che ci fai tu qui a Caracas? Salve, benvenuti alla Ola di Caracas. Gabriel, noi dobbiamo trasmettere dal vivo la riapertura della caffetteria. E dato che tu non c'eri, abbiamo chiesto ai ragazzi di fare il tuo lavoro. Ok, tanto non è il mio lavoro. Io ci ho rinunciato. Ascolta, Gabriel, perché non usiamo un momento? Così parliamo e chiariamo tutto. Io non ho niente da chiarire. Io non voglio continuare né con la radio né con te. Cosa? Come? Cosa? No! 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 Meno male che non saresti mai tornato con Oriana. No, Ricky, giuro, non è così. È lei che ha voluto parlarmi. Ok, 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 senti, Ricky, perché tu lo sappia una volta per tutte. Ho scoperto che il mio ciccino era, è e sarà forever il vero amore della mia vita, hai capito? Ah, le cose stanno così, eh? No, no, Ricky, lasciami spiegare. No, basta, io ti credevo davvero mio amico. E invece sei ancora cotto di Oriana. Giù, ramelò! Quindi ciccino, anche tu vuoi rimetterti con me, no? Ah, questo è un super mega uff! Mi dispiace, Ricky, però questo è true love. Cioè, amore vero, vero. Ok, non mi importa, tieniti il tuo amore vero, vero. Dove vai, Ricky? Aspetta, ciccino, fermo! Ciccino! Dai, lascialo andare, ok? Prima o poi dovrà accettare la nostra storia. La nostra storia? Henry, noi dobbiamo parlare, perché voglio chiarire bene le cose con te. Allora, Rosemary, vuoi ancora negare che ti piace quell'arrogante? Aran, che cosa vuoi? Continuare a umiliarmi? Continuare a umiliarti? Ah, Rosemary, smettila, non esagerare. Lo sai che con Mandy non c'è niente. Con Mandy? Che cosa c'è tra te e Mandy? Quello che c'è tra me e Mandy non è un problema tuo. Ragazzi, quando abbiamo smesso di parlare di me? Senti, garzone del fornaio, adesso mettiamo le cose bene in chiaro. Tu con Mandy non ci esci. Ma perché litigate? Io esco con Mandy tutte le volte che mi va di farlo, ok? Capito? Tu, Mandy, non devi neanche guardarla, perché è la mia ragazza, chiaro? La tua ragazza? La tua ragazza? Pazzesco, visto che ha fatto Gabriel, ha rotto con me davanti a mezzo mondo. Come dici tu, questo non si fa. Ascolta, Gabi, mi devi perdonare, ma è solo colpa tua. Solo colpa mia? Sì, perché non lo lasci mai parlare al microfono. Non fai che correggerlo. E beh, lui si sente mortificato, perché tartaglia. E che dovrei fare, Vanessa? Io devo garantire che tutte le trasmissioni di date siano eccellenti. Fare finta di niente, non posso. Non chiederlo a me, non lo so. Però Gabriel è nostro amico e per di più è il tuo ragazzo. E non c'era motivo di trattarlo così. Ho fatto quello che dovevo. E comunque, se lui non vuole lavorare con noi, allora cercheremo un altro operatore. E se non vuole più stare con me, allora ci lasciamo. Quindi, Gabriel non è più fidanzato. E se fosse la mia opportunità? Vedi, io so di aver sbagliato, però almeno lo riconosco. Alejandro. Sveglia, Alejandro, mi stai ascoltando? Cosa? Ah, sì, scusa, Yelitsa, ero un po' distratto. Sì, lo so, l'avevo notato. Alejandro, tu stai aspettando qualcuno, vero? Io? No, dai, che dici? Figurati. Che cosa mi stavi dicendo? Ecco, ti chiedevo scusa per quello che è successo al festival. Sai, per la storia di Claudia nel magazzino. Senti, Yelitsa, non è a me che devi chiedere scusa. Chiedilo a Claudia per averla chiusa nel deposito. Tu mi devi credere, Alejandro. Non sono stata io a farlo, te lo giuro, è stata Rosemary. No, aspetta! Claudia e Rosemary insieme! Hai visto quanto è viscido quell'essere? E dire che si crede anche molto cool! Oh, Andres è come tutti gli altri maschi, è fidanzato e corre dietro a qualsiasi ragazza! In due parole, patetico! Bene, visto? Se è stata Rosemary a chiuderla dentro, sembra che Claudia l'abbia perdonata.
Sai, io non riesco a credere ai miei occhi. Alejandro, sapevo che ti avrei trovato qui. Yuvana, devi andare immediatamente all'accademia e togliere tutte le mie cose da lì. Aspetta, Yuvana. Prima spiegami perché tu sei insieme a lei. Ma a me sembra uguale a quella sulla spiaggia. Beh, è solo un po' più piccola. Sì, è solo un po' più piccola. E il tuo nome d'arte sarà Casimira Floripondia? Sì, a me piace, a me piace. Ehi là, piccola, stai ancora pensando a quel Victor, vedo. Io? Figurati, neanche il nome mi dice più niente. Ah sì, certo. Da quanto mi ricordo era il tuo ragazzo. O hai dimenticato quando sospiravi? Ah, il mio Victor adorato, il mio fidanzatino. Cosa? Io non ho mai parlato così, Gustavo, non l'ho mai fatto. No, dai, parlando seriamente, ti è costato molto chiudere con lui? Gustavo, io non so se devo parlare di queste cose con te, sai? Ah, e perché no? Noi due siamo amici, o no? Sì, sì, è vero, ti sei dimostrato mio amico. Ecco, allora, non vedo quale sia il problema. Va bene, non posso negare che all'inizio, sì, mi è costato davvero tanto, però poi l'ho accettato, ho accettato che sia finita e ora di lui non mi importa più niente. Davvero, non mi importa. Ciao, benvenuto alla Ola di Caracas. Gustavo, che cosa ci fa Victor con Paolo? Che ci fa Victor qui e con Paola? Saranno venuti a vedere il locale, come tutti noi. E meno male che di lui non ti importa. L'ho notato, sai? No, Gustavo, no, mi hai frainteso. Il fatto è che sono stanca di trovarmelo sempre davanti, sì, mi dà fastidio. Il locale è full di gente. Sì, infatti. È anche più carino questo locale. Senti, se ti dà molto fastidio, andiamo via. No, tranquillo. Però, vedi, io dovrei tornare... Ciao, Cheryl, come stai? Io sono Jessie. Victor? Eh? Non sapevo che c'era anche Cheryl. Se ti dà fastidio vederla, possiamo andare da un'altra parte. No, ti pare? Io sono qui perché volevi parlare con me, no? Dimmi. Vedi, Victor, il fatto è che da quando sono finite le vacanze non ci siamo parlati né visti e beh, io speravo che restassimo almeno amici. Ma tu sei sparito. Sì, è vero, sono sparito. Ma solamente per poco. Ora sono qui. E adesso sì, possiamo essere amici. Sì, davvero, ascolto sempre alla radio tutte le tue canzoni. Quelle che canti con Victor le adoro, sono bellissime. Grazie, davvero, grazie, sei gentile. Però purtroppo non ho ancora capito tu chi sei. Lei è Jessie, la cuginetta di Paola. La ragazza più pettegola e velenosa mai conosciuta. Guarda, ci sei anche tu, Gustavino. Che fai? Ne combini un'altra delle tue? Hai già puntato un'altra vittima? Basta, sta zitta, Jessie. E invece parlo, perché sono sicura che Cheryl non sa che razza di carogna ha accanto. Ed io con molto piacere le dirò tutto. Sul serio, Paola. Ci tengo molto ad essere tuo amico. Per me va bene. Però ho notato che non perdi mai d'occhio quell'altro tavolino. Ed io non voglio più intromettermi tra Cheryl e te. No, non c'è nessun problema. Cheryl ed io abbiamo chiuso. Avete chiuso definitivamente? Sì, Cheryl ed io abbiamo chiuso. E stavolta non torno indietro. Bene, se è così, allora preparati. Per cosa? Per fare cose bellissime con la tua nuova migliore amica. Perché io non pratico solo windsurf, lo sai? No, non me l'hai mica detto. Io sono così. Sono piena di sorprese. Ciao, ragazzi. Ah, Victor, scusa se vi interrompo, ma avrei bisogno di parlare con te. Solo un secondo. Ascolta, Yuvana, io non mi muovo da qui finché non mi spieghi che ci fai insieme a lei. Sono con Anna Karina perché l'ho assunta di nuovo. Quindi noi tre siamo una squadra e lasciamo immediatamente l'accademia. Che cosa? Perché volete lasciare l'accademia? Zitta, ragazzina, non ti intromettere, questi non sono affari tuoi. Ehi, non le parlare così, Anna Karina. Senti, Yuvana, non so cosa ti ha detto per convincerti, ma ricordati chi è e tutto quello che ti ha fatto. Aleandro, finiscila! Se è per questo moltissima gente mi ha tradita, o vuoi che ti faccia un elenco? Fatto sta che lei si è fatta passare per una produttrice per sabotare Basta il concerto. Basta così, Aleandro, Anna Karina si è pentita. E poi mi ha procurato altri concerti. Ed è questo il lavoro che deve fare una brava manager. Io?
La tua manager, Yuvana? Sì, signorina. Da oggi lasci il ruolo di mia assistente per seguire la mia carriera. Che cosa? Sei diventata pazza? Tesoro, è la mia carriera e decido io con chi lavoro e con chi no. Ok, capito, ok. Allora dovrai decidere tra noi due, perché se lavori con Anna Karina, puoi scordarti di me. Decidi tu, o lei o me. Pero no entiendo que todo esté tan frío.